La biblioteca della regione, in occasione della mostra Prima del 3D, piccole carte a sorpresa e libri animati XIX e XX secolo, visibile fino all'11 aprile, ha ospitato un ciclo di conferenze sullo stesso argomento. Gli incontri sono stati chiusi dagli interventi di titolari di librerie antiquarie ed editori su Libri e carte preziose, problemi e andamento del mercato ieri e oggi. Mostra eccezionale che mi ha lasciato letteralmente sbalordito di fronte a una quantità di materiale esposto, alla bellezza del materiale, ma secondo me bisogna tenere distinti lettura e libro. E è questa la strada da percorrere a mio parere, perché se invece puntiamo troppo unicamente sulla lettura, allora vincono quelli che dicono ma io leggo sull'ebook perché mi è più comodo, perché ne porto via 10 anziché uno. Ma il libro è un'altra cosa, ha un valore aggiunto, che secondo me lo rende immortale. Io non credo nella scomparsa dei libri. Il mondo dei libri antichi è un mondo meraviglioso, fatto di un collezionismo intimo, colto, raffinato, che noi ci auguriamo sia aperto anche soprattutto alla popolazione giovanile, in quanto vediamo che nelle scuole, ad esempio, non c'è un'informazione adeguata sulla frequentazione di questo meraviglioso mondo della storia del libro antico, che è alla base di tutta la conoscenza e dell'evoluzione della cultura della nostra popolazione e non solo. È un collezionismo molto vario perché tratta gli argomenti più disparati, dalla storia locale ai classici latini e greci, i volumi di scienze, di storia naturale, di geografia, tutto lo scibile umano è racchiuso nella storia dei libri antichi. La figurina di per sé ha un aspetto di tenerezza cartaceo e quasi sempre, e per la sua fragilità intrinseca, quindi la sua natura cartacea, la porta a essere estremamente deperibile. Questo fa sì che sia un oggetto estremamente d'affection dal punto di vista della ricerca e della conservazione. Per conto mio c'è secondo me una pulsione che è legata a qualcosa della nostra infanzia, che è il motore fondamentale che porta la gente a raccoglierle, ad accumularle, a conservarle.